Resident Evil 3 Nemesis esce nel 1999 su PlayStation 1 dopo diversi problemi durante lo sviluppo. Ma per saperne di più, vi invito ad andare a guardare il video apposito della rubrica Il Punto su Resident Evil 3 su questo canale. Ovviamente non uscì solo per console Sony, successivamente anche per Windows, Dreamcast e GameCube. Eccoci qui, finalmente a parlare di Resident Evil 3 Nemesis, o detto Biohazard 3 The Last Escape, in Giappone. Finalmente posso farvi una retrospettiva completa su questo canale, ma non potevo farla prima di non aver portato in live il gioco in questione. Resident Evil 3 inizia la notte del 28 settembre a Raccoon City e termina l'1 ottobre. Impersoneremo Jill Valentine, rimasta in città per ulteriori indagini assieme a Brad Vickers. Ma per qualche motivo, a lei oscuro, la città si trasformerà in una trappola mortale, assediata da zombie famelici e mostri. Durante la sua fuga, Brad morirà e si imbatterà in Nemesis, che le darà la caccia fino a quando l'ultimo membro della Stars in città sia morto. Infatti, a causa di Nemesis stesso, verrà contagiata e un membro dell'UBCS, Carlos Oliveira, la salverà da trasformazione certa, iniettandogli l'antivirus. Ma alla fine riusciranno a fuggire con l'aiuto di Barry Barton o solo di Carlos, dipende dal finale. Il gameplay non differisce da tutti i vecchi Resident Evil, tranne per l'aggiunta della schivata per Jill e la creazione delle munizioni, oltre alla costante fuga da Nemesis in giro per Raccoon City. Gireremo diversi luoghi, come le strade della città, la torre dell'orologio, l'ospedale con Carlos e la fabbrica abbandonata. Alcune nuove forme dei mostri vennero aggiunte rispetto a Resident Evil 2, come l'Hunter Gamma, il Grave Digger, un vermone gigante, e i Brain Shooker e i Drain Deimos. E in aggiunta, oltre ai vestiti segreti come quello di Regina di Dino Crisis, il minigioco dei Mercenaries. Se volete saperne di più, vi mando al video apposito che ho creato recentemente su Mercenari. Durante l'avventura saremo braccati anche da Nemesis, che ci farà prendere spaventi improvvisi, e venne aggiunto anche un sistema di scelte in determinati punti dell'avventura, che poteva modificare il corso dell'avventura come il finale. Inoltre, se volete scoprire qualcosa in più sullo sviluppo travagliato di Resident Evil 3, vi invito a dare un'occhiata sempre al video Il Punto di Resident Evil 3, che lascio in descrizione quassù. Dopo aver terminato il gioco, si sblocca un epilogo di un personaggio. Terminandolo 7 volte, se non erro, correggetemi in caso, potevi sbloccare l'epilogo di Jill, Chris, Claire, Leon, Barry, Ada, Sherry ed Hank. Su Dreamcast e PC, i vestiti segreti si possono direttamente cambiare dal menu principale, senza recarsi alla boutique all'interno del gioco, e ci sono due vestiti aggiunti non presenti nelle versioni di casa Sony. In The Mercenaries Operation Mad Jackal era presente anche una classifica online, ma questa feature venne subito abbandonata e il gioco stesso era presente senza dover terminare il gioco. La versione GameCube è il porting totale della versione PS1 con l'unica differenza del frame rate più elevato e la qualità superiore delle scene FMV. Infine, nella versione Dreamcast era possibile vedere direttamente la salute del personaggio senza aprire il menu, utilizzando la Visual Memory Unit, un accessorio per la console Sega. In conclusione, Resident Evil 3 Nemesis è una perla che chiunque deve assolutamente giocare almeno una volta nella vita. Ancora oggi, nonostante il gameplay vecchio, stile telecamere fisse, per molti oggi sia veramente complicato, non posso non consigliarvelo e dirvi di imparare questo tipo di gameplay come fate con tutti i giochi del mondo e vi mettete lì e imparate, insomma. Perché basta capire il meccanismo e poi inizierete ad apprezzarlo e forse anche ad amarlo. Ed ecco a voi ragazzi una piccola retrospettiva di Resident Evil 3 Nemesis. Vi ricordo inoltre che è appena uscito anche su GOG al prezzo di 9,99€. Ditemi cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate e se volete supportarmi ancora di più potete abbonarvi al canale. Grazie mille e ci vediamo alla prossima, ciao!